Bentornati in diretta sulle fonti TV con il nostro Le Fonti Instant Focus. Allora, io chiedo ad Alessandra in regia di aiutarmi a mostrare quali sono i titoletti che abbiamo un po', come dire, preso in considerazione per questo spazio. Poi, naturalmente, con tutte le varie ed eventuali, come si suol dire, però ci sono tanti argomenti di cui discutere in questo momento. Allora, il primo lo vedete, verso il nuovo governo, cosa aspettarsi? Un titolo molto generale, ma che poi appunto ci darà modo di affrontare diversi punti. Poi emergenza nazionale, crescita a zero, saremo all'altezza? Insomma, stanno arrivando delle previsioni insomma, abbastanza nefaste che ci dicono che per il 2023, perché ormai stiamo quasi archiviando il 2022, che di certo non ha brillato per numeri economici, però il 2023 potrebbe essere ancora peggio. Saremo all'altezza della situazione, cioè anche con il nuovo governo, anche con i rapporti con l'Europa, eccetera, eccetera. Poi, questa domanda, la domanda fatidica di questo momento, scostamento di bilancio, sì o no? E adesso è Confindustria che lo chiede al governo. Draghi l'ha sempre evitato, ma per affrontare il caro bollette, l'emergenza energetica serve? Quindi una politica in deficit e l'Italia, insomma, che ha già un debito pubblico altissimo, se lo può permettere. Poi ancora Russia e Ucraina, la guerra infinita, cosa aspettarsi? Anche perché poi qui, insomma, si racchiudono anche tutti i problemi di cui abbiamo parlato, non solo perché non è che tutto nasce dalla guerra russa e ucraina, alcune problematiche c'erano già ben presenti anche prima. Allora, saluto Carlo Cambi che torna con noi, mi fa molto piacere, giornalista della Verità e Panorama. Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta e avremo sempre più bisogno di buongiorni, mi sa. Sono d'accordo con te, ma senti, partiamo dalla cosa più soft, insomma, si fa per dire, quello che vedi scritto verso il nuovo governo, cosa aspettarsi? Chiedo a te che cosa ti aspetti, insomma, dopo 2 settimane dal voto. Ma sai, io dal nuovo governo mi aspetto intanto una ripresa di primato della politica. Perché sono anni che noi viviamo di governi che non hanno un impulso politico e quindi non hanno una rappresentanza diretta della popolazione. È evidente che un governo politico fa delle scelte di rappresentanza del proprio elettorato, ma è anche giusto che sia così. E quindi mi aspetto che alcune scelte in passato, motivate tecnicamente, che hanno massacrato il paese, non si facciano più. La seconda cosa che mi aspetto è però che ci sia una rivoluzione in economia, cioè si faccia finita con la politica del tassa e spendi, si faccia la vera rivoluzione fiscale e si mettano in campo delle iniziative di stimolo all'economia, lasciando all'economia le briglie sciolte sul collo. Faccio un esempio: si ragiona tanto dell'energia, no? Beh, se tu pensi che ci sono delle aziende che aspettano da anni di installare il fotovoltaico perché non gli danno i permessi, che ci sono delle aziende che hanno installato il fotovoltaico e che oggi vengono penalizzate perché sai che sopra i 60 euro di prezzo dell'energia, tutto quello che loro mandano in rete viene considerato profitto e quindi tassato, mi pare una follia. Ed è chiaro che se va così non c'è spazio per una ripresa del paese. Dunque, mollare le briglie all'economia, togliere peso fiscale, mandare a casa un po' di burocrazia e chiedere all'Europa di cambiare la destinazione dei fondi del PNRR. Fa francamente ridere vedere che abbiamo dei fondi da spendere in piste ciclabili nel momento in cui non siamo in grado di fare fronte nemmeno all'abbattimento delle accise totale sull'energia. Ecco Mi fa un Carlo, po' ridere. questo punto va spiegato, io sono d'accordissimo con te, perché se no si parla sempre attraverso l'ideologia politica, perché noi ci sentiamo dire, attenzione, soprattutto adesso con il cambio governo con Giorgia Meloni, perché non si deve toccare il PNRR, ma non è che si tocca il PNRR nel senso che si manda quel paese, cioè bisogna semplicemente modificare le priorità, perché in un Ma anno è sarebbe. tutto cambiato. Guarda Però che questo va c'è una cosa, spiegato. c'è una maniera molto semplice di spiegarla agli italiani, ok? Fate Dimmi. conto che avete fatto un PNRR per comprare i dolci con lo zucchero, ok? Improvvisamente venite a conoscenza di essere diabetici e voi continuate e siete però obbligati a comprare dolci con lo zucchero, che sono quelli che vi portano alla morte. L'Italia è passata da un regime
di salute a un regime di diabete, però l'Europa ci impone di continuare a comprare dolci con lo zucchero. Questo è il punto. Sarà legittimo dire non voglio più comprare i dolci con lo zucchero, ma visto che ho il diabete mi serve di comprare l'insulina? Certo, per me sì, ah, oh, per me sì. Io però, appunto, però temo che poi, ed è grave perché su questi argomenti poi si rischia davvero la tenuta del paese. Adesso parliamo proprio di questo 2023 a crescita zero, almeno così come ci hanno detto, perché per ideologie non si vuole modificare. Insomma, non è che bisogna dire chi se ne frega del PNRR, bisogna modificare la questione. Appunto, emergenza nazionale è collegato, passiamo al secondo titolo, crescita zero. Io ti chiedo poi se secondo te saremo all'altezza, tu hai già iniziato a parlare, perché queste sono un po' le stime di Confindustria, stime che saranno ancora tutte da verificare, però chiaramente mettendo insomma sul tavolo l'inflazione, il caro energia, che sono i problemi più forti, si pensa che nel 2023 proprio saremo fermi. E beh, d'altra parte nella NADEF c'è scritto 0,6. Esatto, certo. Se prendi Fitch, Fondo Monetario Internazionale, Goldman Sachs, vanno tutti in quella direzione, ma non riguarda solo l'Italia. Guardate che noi strilliamo contro i tedeschi dicendo che hanno fatto male, ma i tedeschi stanno in recessione. E se si ferma l'economia tedesca in Europa, non è che c'è da fare un valzer del gatto pardo ed essere tanto felici, voglio dire, no? Allora, sì. Il punto qual è? È che noi abbiamo in questo momento la peggiore e meno qualificata leadership europea che sia mai esistita. Mi dispiace che ci sono due donne al vertice, ma la Lagarde e la von der Leyen non sono all'altezza di governare l'Europa, soprattutto in un momento di così acutissima crisi mondiale. La dimostrazione ce l'hai. La Lagarde è arrivata ultima sull'inflazione, facendoci perdere un sacco di tempo e costringendoci adesso a manovre monetarie draconiane nel momento peggiore per l'economia. Se avesse cominciato ad alzare i tassi un anno fa, un pochino alla volta, il sistema avrebbe avuto modo di assorbire questo shock. Invece lo fai adesso, tutto in una botta, ed evidentemente lo fai nel momento della curva peggiore. Secondo, la von der Leyen continua a menarcela su sta storia del prezzo del gas, ma non smonta il Green Deal. Allora, se tu continui a far pagare i TSO, cioè le emissioni di anidride carbonica, continui a dire a chi ci deve dare i fossili che tu fra 10 anni spengerai tutto, continui a immaginare un'Europa a trazione elettrica facendo un grande favore alla Cina, secondo te puoi uscire dal caos energetico nell'immediato? No, neanche se viene se ritorna il nostro Signore Gesù Cristo in persona. Allora, evidentemente c'è un cortocircuito tra il politically correct e ciò che bisognerebbe fare realmente, che non si scioglie a livello europeo. Detto questo, poi ci sono gli organismi, gli egoismi nazionali. A te pare possibile che sia tollerabile ancora sull'errore fatto da Romano Prodi nel 2003 di implementare il TTF per rafforzare l'euro come moneta di scambio degli energetici, accettare il ricatto dell'Olanda? Ti pare possibile che noi possiamo convincere la Norvegia, un paese che è europeo senza essere europeo, che è non belligerante, che ci deve fare lo sconto sul gas? E ovviamente i norvegesi possono rispondere: perché? Guardate che non siete i soli che ci chiedono gas. Anche questa favola per cui il gas non si può portare se non col tubo è una stupidaggine, perché a fare un impianto di liquefazione del gas ci vuole 6 mesi. Quindi il racconto del price cap come beneficio per tutti è una stupidaggine. Io sarò ancora più basica, cioè io banalmente dico, e con tutte le motivazioni che hai portato tu, Carlo, che a oggi non abbiamo ancora nessuna soluzione, dove è esatto, e la soluzione non ce l'abbiamo per tutte queste motivazioni, appunto. Ma che tu a maggior ragione se poi alcuni paesi tipo la Germania scoprono che il caro gas diventa un fattore competitivo, perché è evidente, certo, che se io disponibilità fiscale per raffreddare l'impatto dell'energia sulla mia industria e altri no, raffreddare quell'impatto significa avere un fattore competitivo, magari scorretto, magari che non sta nell'ordine dell'Unione Europea, ma che viene usato. Certo. E non puoi strillare contro chi lo usa, devi strillare contro un'architettura europea
che non è più adeguata alla sfida dei tempi. Forse non è stata, non lo è mai stata fino in fondo, ma adesso sicuramente no. Assolutamente, assolutamente. Allora, l'altro titolo che ci porta direttamente a capire quale potrebbe essere la soluzione per quantomeno a cercare di tamponare questa emergenza, scostamento di bilancio sì o no? Allora, naturalmente lo scostamento di bilancio serve per le situazioni di emergenza. Questa è una situazione d'emergenza, ma domanda un po' marzulliana, ma neanche più di tanto, è vero, no? Siamo in una situazione di emergenza, ma l'emergenza italiana è anche, appunto, come dicevo poco fa, un debito pubblico molto alto. Quindi rischiamo di poi incorrere in un altro problema ancora più grosso. Insomma, come ti posizioni tu rispetto all'utilizzo o meno dello scostamento di bilancio? Ti stupirò, ma io sono contrario allo scostamento di No, bilancio non mi hai stupito più. L'avevo un po' intuito, non mi chiedere perché, però e ti spiego perché, non dal mio punto di vista, perché comunque nel 2024 si ridiscute il patto di stabilità, ok? E già noi siamo in una posizione di debolezza. Non vorrei arrivare a discutere in Europa con un governo di centrodestra assolutamente a tappetino. Faccio un'altra domanda. Ma perché dovremmo noi fare lo scostamento di bilancio quando l'Europa col PNRR e con i fondi strutturali ci ha messo a disposizione dei quattrini che loro ci impediscono di usare nel momento dell'emergenza? Basterebbe anche sul famoso price cap. Non capisco perché Draghi non è andato in Europa dicendo: sapete che nuova c'è? Ridiscutiamo le finalità del PNRR. Perché è perfettamente inutile che tu mi faccia ammodernare un paese se poi dopo, nel frattempo che l'ammoderno, io perdo del tutto la base produttiva. In questo momento l'emergenza è tutelare la base produttiva del paese. È chiaro o no? Non me ne faccio di nulla sullo sponte del ponte di Messina se poi lo devo attraversare a piedi. A me il ponte di Messina mi serve se sviluppo l'industria siciliana e la devo mettere in contatto con i mercati europei, altrimenti che cosa ve ne faccio? Certo. E pensi che lo faranno però, Carlo? Poi Io ovviamente. penso che il governo di centrodestra lo farà in maniera piuttosto energica e non lo farà da solo. Secondo te, perché hanno una grande paura di Vox in Spagna? Perché temono la svolta a destra della Svezia? Perché sanno che alla fine Polonia e Ungheria si metteranno di traverso su alcune scelte? Perché l'asse franco-tedesco che vuole giocare, e quello dei paesi frugali, che vuole giocare a proprio favore l'emergenza energetica, si troverà di fronte a un muro di paesi che gli diranno: signori, il gioco qui è cambiato. E non vogliono questo atteggiamento delle destre, diciamo così, di tutela massima degli interessi nazionali, perché sanno perfettamente che gli smontano l'architettura eurocratica, cioè quella che pone l'Europa al centro e non i bisogni dei singoli paesi. Ok. Senti, visto che stiamo parlando anche di Europa, come pensi sarà il rapporto? Adesso vedremo cosa succederà con il nuovo governo, quando si formerà, ma tra Giorgia Meloni, il nuovo governo e l'Europa? Sai, la cortina di prosciutto che fodera gli occhi dei nostri osservatori, tutti orientati a sinistra, fa sì che non vedano una cosa straordinaria, e cioè che la Meloni è la leader dei conservatori europei e che in questo momento tanto il PPE quanto il PSE, cioè i due partiti che sorreggono la cosiddetta maggioranza Ursula, i maggiori rassemblement dell'Assemblea di Strasburgo, sono in una crisi profondissima. Il PPE praticamente non governa più da nessuna parte in Europa e il PSE, tranne la variante Scholz, che è tutta, come dire, che è tutta da vedere perché l'alleanza a semaforo tedesca è particolarmente rissosa, e PSE ha perso qualsiasi appeal. Pensa alla figura che hanno fatto i socialisti in Francia, pensa alle difficoltà che hanno in Spagna in questo momento. Ecco, dire che la Meloni è fuori dall'Europa, secondo me, è una stupidaggine. Probabilmente l'Europa, la Meloni rappresenta oggi la nuova Europa, e forse l'Europa che abbiamo conosciuto fino a ieri dovrà fare i conti con questa spinta emergente nel continente. Io non so se poi arriverà fino in fondo questa cosa, ma sicuramente pensare che la Meloni possa essere messa fuori gioco su una pregiudiziale ideologica, diciamo così, è una stupidaggine, perché la Meloni siede a Strasburgo col terzo raggruppamento parlamentare.
La Meloni proprio in queste ore ha detto abbiamo bisogno di un'Unione Europea più coraggiosa e poi si è auspicata che l'Europa sia capace di dimostrare la solidarietà che ci aspettiamo. Tu prima giustamente, Carlo, dicevi subentrano anche tutti gli egoismi nazionali. Ecco, la solidarietà di cui parla la Meloni speriamo sia questa, no? Cioè, la richiesta di solidarietà che chiede Ma poi credo ovviamente. che la solidarietà che chiede la Meloni derivi anche dallo schieramento che abbiamo avuto rispetto all'Ucraina. Cioè, fammi capire, io no, accetto, mi impegno, e la Meloni si è impegnata moltissimo in questo, a sostenere le ragioni della democrazia, e anche qui mi fa un po' ridere. Cioè, fammi capire perché la Meloni è assolutamente democratica quando sostiene l'Ucraina, ma dovrebbe essere fascista in Italia. Vabbè. C'è qualcuno che è in grado di spiegare questa Lo cosa? Ma lasciamo perdere. chiedo a tutti i colleghi che intervengono con me. Appunto, cosa rispondi a chi parla di fascismo, con il pericolo fascismo Mi con pare Meloni? o si ritiene che la Meloni, quando dice stiamo con l'Alleanza Atlantica, sono con Zelensky, che peraltro gli ha telefonato per primo per fargli complimenti per il successo elettorale, e mi schiero a difesa di un paese che è stato attaccato barbaramente, aggiungo io, questo non è un valore democratico. Allora, quando lei sta con l'Ucraina e difende i valori democratici dell'Europa, va benissimo, però poi in Italia fa la fascista. È una cosa che non sta in piedi, evidentemente, no? Certo. Ma detto questo, la solidarietà è anche questa. Ma si può abbandonare la Polonia, che è quella al confine con la Russia, si può abbandonare la Polonia al confine con la Russia in nome dell'eurocrazia? In questo momento la Polonia sta comprando un numero di carri armati che è il doppio di tutti i carri armati che hanno gli europei messi insieme, perché ha paura. In Sì. questo momento non si è ripresa la discussione della collocazione di Svezia e Finlandia rispetto alla NATO. Io penso che sia un errore farli entrare, ma questo è un altro paio di maniche. Cioè, c'è un contesto geopolitico di estrema gravità rispetto ai quali l'Europa non esprime una capacità diplomatica, ma comunque richiede una solidarietà internazionale a cui l'Italia è pienamente aderente. Però poi, quando si tratta di cacciare i soldini, o meglio, di evitare i guasti derivanti anche da questa solidarietà internazionale, l'Europa scopre che esiste la Germania, la Francia, l'Olanda, il Ok, Belgio, eccetera, certo. eccetera. Allora, questa è la solidarietà di cui parla la Meloni, cioè ci deve essere una simmetria tra lo schieramento internazionale dell'Europa e la gestione degli affari interni all'Europa. Mi pare palmare. Carlo, appunto, guarda, per ultimo collegamento andiamo proprio su Russia-Ucraina, ultimo titolo, la guerra infinita, cosa aspettarsi? Anche qui domanda molto ampia, però insomma, alla luce anche di quello che abbiamo già detto, degli accordi che ancora non sono arrivati, sul gas e su, insomma, che cosa dobbiamo aspettarci? Cioè, proseguire, perché finché soprattutto non ci sarà uno stop, possiamo così ben parlare, ma insomma anche la situazione economica non cambierà mica tanto, lo sappiamo bene. Allora, io ho una mia personale convinzione che magari è un po', come dire, fantascientifica, ma che la Cina, non volendo provocare gli americani oltre misura, anche perché c'ha da sistemarsi la faccenda di Taiwan, abbia dato via libera a Putin sulla vera ragione per cui si è fatta la guerra, e cioè consentire agli americani lo sfruttamento delle terre rare che stanno tutte nel Donbass, e che si arriverà a una stipula di un'intesa sotterranea fra Russia e America per lo sfruttamento economico del Donbass. A quel punto gli americani staccheranno la spina a Zelensky, l'hanno già fatto con un altro governo in Ucraina, e Zelensky si troverà da solo a dover governare la fase di resistenza. A quel punto andrà al tavolo delle trattative e finirà così: che la Crimea rimane russa, che le zone russofone avranno una fortissima autonomia, ma resteranno nei confini dell'Ucraina, e Putin potrà raccontare al mondo di aver fermato la nazificazione dei confini dell'impero russo. Tutto Ok. questo avverrà da qui alla primavera. Ok. E sì,
verificherò. Non Anche perché il compagno Biden a novembre prenderà una botta sul volto. perché ci sono. Esatto, Ok. che lo renderà molto Non se ne ragionevole da parla questo punto di molto, però vista. noi ogni tanto lo ricordiamo che sarà un appuntamento cioè decisivo, insomma, Decisivo. sicuramente per Biden Non e a per caso, l'America, cioè, scusami, se il certo. New York Times per due volte, e parliamo del New York Times, cioè dell'House Organ di casa Biden, o se preferisci di casa democratica, che per due volte ha detto gli ucraini si sono comportati male, hanno ammazzato la figlia dell'ideologo e hanno fatto fuori il ponte. Ora che dall'America filtrino notizie di questa portata senza che l'intelligence, non Biden che non conta nulla, che l'intelligence della White House non ne sappia qualcosa mi pare molto difficile, ma se filtra questo significa che l'equilibrio nei confronti di Zelensky si sia un po' modificato. Ok, allora Carlo Cambi, io ti ringrazio moltissimo, ti seguiamo sulla Verità e Panorama naturalmente e ti disturberò ancora molto presto per intervenire da noi e per Oh, in bocca analizzare. al lupo per il tuo libro, che è molto bello e che era necessario in questo momento, perché gli Grazie. italiani devono imparare a misurarsi con le questioni economiche, anche perché in questo modo possono votare con maggiore consapevolezza. Grazie Carlo, è un fuori programma, beh, però se qualcuno volesse scoprirne di più sui miei social trovate tutto e insomma quindi scoprirete qualcosa di più, insomma se ne parlerà. Grazie Carlo, mi fa piacere ti sia piaciuto. Esatto, un abbraccione. Grazie al collega della Verità e Panorama e a presto Carlo.